Uomini, dentro la pelle dell'animale più forte, l'invincibile. La pelle dell'orso li proteggeva e li rendeva insensibili alla paura. E il sangue bevuto a coppe, trasmetteva loro la furia. Una furia si impossessava di loro, una specie di trance. Cominciava con un tremolio, il digrignare dei denti e una sensazione di freddo nel corpo. Seguiva poi una grande rabbia e il desiderio di assalire il prossimo. Uno, due, tre, quattro, cinque! Vi è mai capitato di sognare e di ricordare quello che sognate? A me succede che ogni volta che sogno non ricordo mai se nel mio sogno c'era qualcuno, però ricordo sempre dove mi trovavo. In una città, in una piazza. Azioni, grazie al parco che ci ha offerto questo spettacolo particolare, ma straordinario nella sua particolarità. E grazie a Lanciavicchio che ormai diciamo, conosciamo bene e ormai fanno parte insomma quasi costantemente delle nostre sere d'estate, e anche quest'anno li ritroveremo anche nel corso del mese di agosto a proporci i loro spettacoli. In questa serata, diciamo, la parte finale della rappresentazione ci ha colpito, penso, un po' tutti, no? Perché sono tutte le cose che ci sono passate nella mente in quei 10-12 giorni in cui abbiamo avuto l'onore, tra virgolette, di ospitare Juan Carrito. Gli amici del parco ci dicevano sempre, ci ricordavano sempre il discorso che faceva la bambina sul panino di Giampaolo, no? Che l'orso viene nel paese perché sente l'odore del cibo, e quindi questo orso particolare che è Juan Carrito, così l'hanno denominato, è particolarmente confidente, quindi si avvicinava al paese e stava tra di noi perché appunto aveva trovato un habitat ospitale, quindi quel panino era sempre sul davanzale e lui ne approfittava continuamente. Però diciamo il messaggio che ci è arrivato da questa rappresentazione è proprio quello, cioè quello di cercare di capire il perché e cercare di capire come comportarsi nel caso in cui c'è la presenza di un orso nel nostro territorio. E la cosa poi particolare è il ricordo ormai storico della non aggressività di questo tipo di orso nei confronti della popolazione, dell'uomo. E una cosa che mi ha colpito particolarmente, che vivendo quei giorni e parlando con i tecnici, era il discorso del ricordo, no? Della memoria di questi animali.
da quello che ho capito, potrebbe succedere che, siccome si è trovato bene, probabilmente tornerà. Ecco, in quel momento, nel momento in cui tornerà, noi dobbiamo, come dire, aver appreso anche attraverso queste manifestazioni, anche attraverso l'incontro che faremo venerdì, come comportarci, perché non possiamo, come dire, permetterci di, tra virgolette, sbagliare una seconda volta e quindi farci prendere dalla giusta preoccupazione, perché comunque è sempre, come dire, un animale, diciamo, non piccolo, è un orso, forse inconsapevole di essere orso, ma orso è, perché si avvicina, nel senso che, diciamo, noi nell'immaginario collettivo l'orso, diciamo, è un'entità che sta lontano, no? Che non si avvicina, cioè quando uno a una persona dice sei un orso, già di per sé si capisce che è una persona che vuole stare un po' per i fatti suoi, invece questo è un orso che cerca, come dire, cercava compagnia. Quindi, ecco, attraverso queste serate, attraverso anche magari il percorso che faremo venerdì, sperando appunto che ci sia la volontà e la possibilità di partecipare numerosi, cercheremo di, diciamo, di organizzarci, tra virgolette, qualora si dovesse verificare l'ipotesi che l'orso torni da noi. Io finisco qua e vorrei dare la parola al direttore, se ci vuole dire qualche cosa, e eventualmente accogliere qualche suggerimento, qualche domanda, qualche curiosità da parte di coloro che sono seduti in questo anfiteatro per discutere insieme di questo tema. Grazie. Buonasera a tutti anche da parte mia. Intanto complimenti al Teatro Lanciavecchio, perché guardare e riguardare questo spettacolo è come uno dei film più belli che uno rivede sempre, sempre volentieri. Andate a qualunque film, lo vedi 10, 15, 12, tante volte, ogni volta c'è una sfumatura più bella, e loro sono veramente molto bravi. Grazie ovviamente al sindaco, grazie a voi per averci accolti. Era un impegno che ci eravamo presi in quei giorni, come dire, caldi, quella sera della chiacchierata col sindaco, con l'assessore, con la comunità, diciamo che in qualche modo con l'Armele c'ha il sindaco e poi c'ha Gennaro, no? L'ho visto da qualche, l'ho salutato all'inizio. È stato bello confrontarsi, è bello confrontarsi e lo sarà ancora di più con queste attività che faremo. Probabilmente Carrito tornerà, se non tornerà Carrito magari tornerà qualche altro orso, e diceva bene il sindaco, dobbiamo tutti farci trovare pronti e preparati. Abbiamo scontato ovviamente, come dire, l'emergenza, e l'emergenza è quando non riesce a prevedere una serie di cose. A Collarmele gli orsi, per quanto le piante di ciliegio, le piante da frutto, le galline di tanti abitanti ci sono sempre state, evidentemente gli orsi qui non sono mai arrivati. Ma Carrito è un animale particolare, Carrito è uno dei quattro cuccioli dell'orsa marena. È un animale giovane ed è un animale che, come dire, in qualche modo scopriva il mondo in quelle settimane, fino a qualche mese fa scopriva il mondo e quindi si è avventurato in varie zone. Noi siamo stati costretti sostanzialmente ad adottare i metodi forti. È stato fatto un lavoro grandissimo. Carrito non è che è sparito. Carrito gironzola, ha continuato e continua a girare per le montagne, si è rispostato verso Ortona, ora sta nella zona fra San Sebastiano e Bisegna, però da che girava notte e giorno, forse più spesso il giorno che la notte, da che si avvicinava alle case, da che sostanzialmente qualcuno di noi aveva detto questo non è un orso confidente, è un orso domestico, per cui capite bene che la preoccupazione era tantissima. Carrito ora ha ricominciato a fare l'orso, forse, come dire, mamma Marena è stata brava a fargli superare il primo inverno, e poi ovviamente erano quattro e quindi ha detto ok, no, ora la racconto un po' sotto forma di favola. E come accade tante volte, evidentemente
qualcuno si sbanda. Quello era un animale giovane, che però con la cura drastica che si è... Uomini, dentro la pelle dell'animale più forte, l'invincibile. La pelle dell'orso li proteggeva e li rendeva insensibili alla paura. E il sangue bevuto a coppe, trasmetteva loro la furia. Una furia si impossessava di loro, una specie di trance. Cominciava con un tremolio, il digrignare dei denti e una sensazione di freddo nel corpo. Seguiva poi una grande rabbia e il desiderio di assalire il prossimo. Uno, due, tre, quattro. Yeah.